Forza ragazzi, dai! E il sacchetto lì? Nico, e state attenti, scusi! Il lavoro si fa bene o non si fa? Andiamo, dai, forza! Momento! Aspetta, 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 che succede? Giovane! Scusi! Forza! Sono in ritardo! Vediamo! Sono in ritardo! No, signore, in tempo, sì, forza! Grazie! Prendiamo la signora, dai! Andiamo! Andiamo! Aiuto! Piano. Un piano, la bavaglietta sto mettendo. Madonna, quanta paura! Non si sa mai, dottore, piano. Tu insomma una carietta, via. No. Mo sì. Perché mi hai messo la mano là? No, dottore, eventualmente siamo in due a soffrire. Apri la bocca. Io devo parlare, mo non c'è nessuno, sono più giovane di lei. E lo sappiamo, sempre tu fa da dire che sei no, più giovane. No, sono imbarazzata a dire quello che devo dire, però non è una ripresa, però è giusto che i fedeli parlano, ridono, sorridono e poi io li sento. Che cos'è da ridere? Ieri, durante l'imposizione delle ceneri, quella frase che lei ha detto, non è che... Scusa, ci sono dito? Non... Ha detto quella frase... All'imposizione delle ceneri. Quella devi dire di rito, non puoi cambiare. Quello è proprio testualmente, dice, uomo ricorda, sì. Polvere eri e polvere tornerai. Sì, questo sì, però quando poi ha detto che gli eschimesi diventano granite, la potevi evitare. Madonna, così si dice. Così si dice. E a certe volte la capa non danno a compagnere. Storia di tutti i giorni, tutti i giorni. Mo mi senti? Signora Rossi, la smetta di fischiare mentre lavora. Signor direttore, chi è che stava lavorando? Io stavo solo fischiando. Senta, mi scusi, siete voi il patrono? Sì, piacere, San Ambrogio da Milano. Ma non mi prendo in giro che io già ho le problematiche che mi porta presso da sempre. Niente, volevo vedere una bella scarpa. Per lei? No, la mia fidanzata mette delle scarpe particolari perché c'ha l'occhio di vernice a un piede e le cipolle di acqua viva all'altro. Senza... Per me. Per lui, diciamo. Sì, vabbè, certo. Allora, da uomo, vediamo. Da uomo. Giustamente. Casca da uomo. Allora, vediamo, una classica oppure una sportiva. Ah, la vuole trend. Trend? Se calzo 41, che devo fare del trend? Poi arrogna il piede dentro al trend. Il 41 mi dovete dare, per stare comodo. Che trend è troppo no, stretto. No, non per 41. Che è successo? Dondi, com che è successo? Volevo fare i complimenti. Sì? Complimenti per l'omelia di ieri. Mi è piaciuto. Ma dei concetti profondi. Ma no, quando c'è la professionalità, uno si è preparato. Non è che le cose si fanno a giocare. Bellissimo. E traspare, la professionalità traspare. È vero. Tra le tante cose belle, parole profonde che hai usato, mi è sfuggita una cosa. Che cosa? Se una cosa ti prende fisicamente, quella è... Come ho detto io, l'ho detto. Se ti prende fisicamente, quella è attrazione. Però ricordo benissimo che se ti prende caratterialmente è feeling. Bravissima. Hai visto? Bravo, sono stata a te. Dandino, e se ti prende dappertutto? Radio Maria. Come cazzo fa schifo, voglio dappertutto. Buongiorno. Buongiorno. Le serve qualcosa? Eh sì, un paio di scarpe che sto cercando per un matrimonio. Ho visto quelle, ma sono un po', sono belle, ma sportive. Queste invece, con l'abito che ho io, alla grande proprio. Ma le posso provare? Certo, mi dica il suo numero. È 347.
Non ricordo mai questo cazzo di numero. Che cos'è? Il numero delle scarpe. Ah, 2. Se ci fosse la terza la prendo, perché comunque questa la consumo più di qua. Le vado a prendere, mi scusi. Grazie.